Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Mi sono appena svegliato, ho una voce davvero bassa, proverò ad evolverla durante il video, in più vabbè, il mio solito aspetto fisico trascurato a causa di infortuni sullo skate. Però pazienza. Oggi cosa andremo a fare? Andremo a fare un trick abbastanza difficile secondo me, cioè non troppo difficile, però su questo ostacolo qua, su questo rail qua. Secondo me si fa molta fatica perché non snappa neanche un po'. Oggi proveremo a fare un hardflip backtail e proviamo ad uscire in frontside big spin. Che di per sé non sembra tanto difficile, ma vi assicuro che il backtail è difficilissimo da snappare su quelle rail perché vi scivola fuori in modo assurdo. In più mi piacerebbe provare a farlo fino alla fine. Quindi sarà abbastanza difficile. Dato che questo video potrebbe venire abbastanza corto, facciamo anche, per riscaldarci, un ghetto board su questo bellissimo ostacolo qui. Che c'è prima un set e poi una rampetta. Secondo me il ghetto board viene benissimo qui. Ovviamente ghetto board, nollie hardflip, late back 180. Vero ghetto board. Niente, proviamo subito a riscaldarci con questo trick. Che non mi viene. Ah, oggi stiamo usando Chris Cole perché ho voglia di roba trendy, roba cool. Vi metto anche il trick analyzer così soffrite con me la capture di questo joystick. Ah, peccato, non abbiamo centrato la rampa. Dobbiamo centrare la rampa, sennò non se ne fa niente. È particolarmente difficile farlo late back 180 per me, perché mi viene sempre voglia di partire con il back 180 subito, appena si poppa. Ed è anche difficile concentrarmi a fare un nollie hardflip pensando di dover fare ovviamente un nollie 360 hardflip. Questo gioco ha completamente toppato facendo in modo. Ok, dobbiamo andare più veloci ragazzi. Più veloci, sennò viene davvero brutto. Facciamo come. Ok, ha deciso di fare un tail stall, va bene. Sennò facciamo come Jocelyn sulla LA16 che becchiamo l'ultimo gradino. Nessuno avrà colto questa citazione perché nessuno guarda i miei video, però. Niente, questo nollie 360 hardflip ci persegue. Tra l'altro mai visto fare un nollie 360 hardflip. Dovevano mettere che il nollie 360 hardflip è un trick difficile. Eccolo qua. Non proprio late, però ci va bene così perché lo scopo del video è un altro. Ogni tanto guardo là per vedere se ancora sta registrando. Allora, vediamo un po'. Foot positioning abbastanza buono. Vediamo. Ok, in realtà va abbastanza bene. Mi sarebbe piaciuto. Cioè, vedete che il trick è stato catchato praticamente in orizzontale a 90 gradi e poi abbiamo fatto l'altro pezzo di back 180. Mi sarebbe piaciuto catcharlo così, rimanerci un po' a 90 gradi e poi iniziare il back 180. Però ci piace molto, ve lo faccio vedere da diverse inquadrature. È molto bello su questo set qua, particolare. Ok, secondo me questa inquadratura ci sta. Abbassiamo un po' e proviamo. No, in realtà ci sto più da questa parte qua. Vediamo un rallenti. Carino. Magari in futuro lo evolviamo un po'. Siamo caduti come delle pere. In futuro lo evolviamo un po'. Sì, i miei capelli sono davvero uno schifo. Lo evolviamo un po' e facciamo qualche combo con il Get to Bird, che è il mio trick preferito. Bene, ora iniziamo la nostra challenge. Partiamo con un nollie backtail, giusto per avere il feeling. Perfetto. E proviamo ad uscire in frontside big spin. È difficilissimo da snappare lì. Mi sa che devo mettere il marker un po' più. Vedete che lo snappa, lo incastra praticamente, però non riesce a tenerlo. E in più è anche abbastanza difficile fare il frontside big spin out. Cioè non è una roba impensabile come trick questa roba qua, però. Eh sì, devo andare un bel po' in alto. Proviamo ad avvicinarci anche.
Bene, lo inizio a fare tutto di una botta perché non vorrei beccare il frontside big spin senza beccare l'arco. Ok, iniziamo. Inizia il massacro, ragazzi, perché l'arco non lo alza neanche morto. Eh sì, sarà una trick challenge un po' tosta forse. Più che altro sarà fortunato, ce la posso fare. Dovrà essere fortunato. Ok, aspettate che ci vuole una roba del genere, lo dobbiamo prendere molto calcolato. Eccolo, ecco l'angolo. Bella, sta caduta era realistica. Mannaggia lui. Anche sta caduta era più o meno realistica. Mi sa che ci vuole più velocità e più angolo. Difficile fare il front and big spin out, eh? Accidenti. Sì, io che giro anche dalla parte sbagliata. Il backtail è particolarmente difficile da incastrare su sto gioco, perché c'è il corpo dell'omino che ti blocca la... del personaggio che ti blocca. Ok, abbiamo beccato il frontside big spin out. Però ci manca il primo pezzo del trick. Io so già che farò il primo pezzo e non riuscirò a fare il frontside. Il frontside big spin out. Maledetto. Oh! È più difficile di quanto pensassi, sinceramente. È molto più difficile di quanto pensassi. Pensavo di arrivare ad un certo punto in cui pensavo di incastrarlo più volte l'arco. Invece per adesso quante volte. Maledetto leap. Ok, allora proviamo a cambiare position. Ok, no. Maledetto. Accidenti. Se provo a caricare di più il trick per poppare di più non me lo prende. Sì, ma il frontside big spin out, ragazzi, è infattibile, ve lo dico. Ok. Mi sa che ce l'abbiamo fatta. Ce la dovremmo aver fatta. In modo brutto però, mamma mia, vediamo l'allentatore, mamma mia. Quanto siamo? 8 minuti e 20, dai. Abbastanza standard come tempo di challenge. Vediamo un po', hard, molto figo. Vediamo l'incastro, ragazzi, il momento della verità. Ok. Un poco realistico, ma c'è. Poco realistico. Immaginatevi quanti difficili teniamo questo trick. E poi, proprio all'uscita, leggermente in ritardo. Abbiamo fatto frontside big spin out. Allora, devo dire che mi ha convinto e lo tengo. Lo teniamo. L'unica cosa che non mi piace, a parte l'incastro che è un po' fasullo, non mi piacciono tre cose. L'incastro non è bello. Qua ho poppato troppo tardi. Vedete che poppa in aria praticamente. Poco realistico. Se fosse stato fatto 20 cm in là ci sarebbe stato. Sarebbe stato. L'unica cosa che... la cosa peggiore è che qui andiamo fuori dal rail in diagonale. Però questa cosa mi sa che è proprio colpa di skate, che quando giri in frontside tende ad andare a sinistra. Quindi questa cosa secondo me non si può fixare, perché quando giri in frontside lui tende ad andare dalla parte in cui giri, non va dritto, non segue il modo, diciamo. Però abbastanza bello. E usciamo in fake. Ve lo faccio vedere da diverse angolazioni, poi la chiudiamo qui. Molto contento. Vediamo. Questa angolazione qua potrebbe essere bella, non lo so, vediamo.
abbastanza bella, sì. Molto bella. Sono anche a prezzo normale. Molto bello. E poi lo potremo beccare da qua. Bello. Vediamo la luce normale, poi arrendatore. Poi direi che ci sono. Vediamo la rallenty un po' più vicino. Che stile Chris Cole, ragazzi. Eccolo qui. Ed eccolo qua. Perfetto. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo ad un'altra challenge. Adesso mi dovrò far venire in mente qualcosa di molto bello. Quasi quasi la prossima challenge sarà su una combo con il Ghetto Bird. Vediamo un po' cosa mi viene in mente. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Noi ci vediamo ad un prossimo video.